vicepresidente del Consiglio e ministro di Grazia e Giustizia ad interim. Giovanni Falcone viene chiamato così a dirigere la sezione affari penali del Ministero. Ma la vicinanza di Giovanni Falcone al socialista Claudio Martelli costa al magistrato siciliano violenti attacchi da diversi esponenti politici. In particolare, l'appoggio di Martelli fa destare sospetti da parte del Partito Comunista Italiano e di altri settori del mondo politico, Leo Luca Orlando in primis, oltre a qualche altro esponente della DC e a diversi giudici aderenti a Magistratura Democratica, che fino ad allora hanno appoggiato una possibile candidatura di Falcone. Inoltre, alcuni magistrati, tra cui lo stesso Paolo Borsellino, criticano poi il progetto della Procura Nazionale Antimafia, denunciando il rischio che essa possa costituire paradossalmente un elemento strategico nell'allontanamento di Falcone dal territorio siciliano e nella neutralizzazione reale delle sue indagini. Il 10 agosto del 1991, ai funerali in Calabria di Antonino Scopelliti, Falcone sente di essere in pericolo e confida al fratello del collega: se hanno deciso così, non si fermeranno più. Ora il prossimo sarò io. Il 15 ottobre 1991 Giovanni Falcone viene convocato davanti al CSM in seguito all'esposto presentato il mese prima, l'11 settembre, da Leo Luca Orlando. L'esposto contro Falcone è il punto di arrivo della serie di accuse mosse da Orlando al magistrato palermitano, il quale ribatte ancora le accuse definendole eresie, insinuazioni e un modo di far politica attraverso il sistema giudiziario. Sempre davanti al CSM, Giovanni Falcone, commentando il clima di sospetto creatosi a Palermo, afferma che non si può investire nella cultura del sospetto tutti e tutti. La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, è l'anticamera del comeinismo. Il magistrato italiano, il 12 gennaio 1992, in una trasmissione televisiva su Rai 3, a seguito di una domanda posta da una persona del pubblico, afferma, in riferimento all'attentato della Daura di 3 anni prima: questo è il paese felice in cui, se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è la tua che non l'hai fatta esplodere. In questo contesto fortemente negativo, nel marzo dello stesso anno viene assassinato Salvo Lima, omicidio che rappresenta un importante segnale nell'inasprimento della strategia mafiosa, la quale rompe così gli equilibri consolidati e alza il tiro verso lo Stato per ridefinire alleanze e possibili collusioni. Falcone è stato informato poco più di un anno prima con un dossier dell'Arma dei Carabinieri del ROS che analizzava l'imminente neoequilibrio tra mafia, politica e imprenditoria. Ma il nuovo incarico non gli ha permesso di ottemperare a ulteriori approfondimenti. Il ruolo di super procuratore a cui sta lavorando gli avrebbe consentito di realizzare un potere di contrasto alle organizzazioni mafiose sin lì impensabile. Ma ancor prima che gli venga formalmente indicato, si riaprono ennesime polemiche sul timore di una riduzione dell'autonomia della magistratura e una subordinazione della stessa al potere politico. Tutte queste inutili polemiche sfociano per giunta in uno sciopero dell'Associazione Nazionale Magistrati e nella decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, che per la carica gli oppone inizialmente Agostino Cordova. Sostenuto da Martelli, Giovanni Falcone risponde sempre con lucidità di analisi e limpidezza di argomentazioni, intravedendo presumibilmente che il coronamento della propria esperienza professionale avrebbe definito nuovi e più efficaci strumenti al servizio dello Stato. Eppure, nonostante la sua determinazione,
egli fu sempre più solo all'interno delle istituzioni, condizione questa che prefigurerà tristemente la sua fine. Emblematicamente, Falcone ottiene i numeri per essere eletto super procuratore il giorno prima della sua morte. Nell'intervista concessa a Marcel Padovani per Cose di Cosa Nostra, Falcone attesta la sua stessa profezia e dice: si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. 11 giorni all'attentato di Capaci, in un convegno organizzato dall'ADN Kronos a Roma, giunge un foglietto anonimo nelle mani di Falcone. E quel foglietto lo avverte. In effetti, alcuni giorni prima dell'attentato, Falcone dichiara: mi hanno delegittimato. Questa volta i boss mi ammazzano. Giovanni Falcone viene assassinato in quella che è comunemente detta la strage di Capaci, il 23 maggio del 1992. Ed è questo il motivo per cui oggi Historyteller, con qualche giorno di anticipo, vuole ricordare l'uomo, il magistrato. Falcone sta tornando, come solito fare nei fine settimana, da Roma. Il jet di servizio, partito dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 16:45, arriva all'aeroporto di Punta Raisi dopo un viaggio di 53 minuti. Il boss Raffaele Ganci segue tutti i movimenti del poliziotto Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone, che guida le tre croma blindate dalla caserma Lungaro fino a Punta Raisi, dove devono prelevare Falcone. Ganci telefona a Giovan Battista Ferrante, mafioso di San Lorenzo, che è appostato all'aeroporto, per segnalare l'uscita della caserma di Montinaro e degli altri agenti della scorta. Appena sceso dall'aereo, Giovanni Falcone si sistema alla guida della Fiat Croma bianca e accanto a lui prende posto la moglie Francesca Morbillo, mentre l'autista giudiziario Giuseppe Costanza va a occupare il sedile posteriore. Nella croma marrone c'è alla guida Vito Schifani, con accanto l'agente scelto Antonio Montinaro, e sul retro Rocco Di Cillo, mentre nella croma azzurra ci sono Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. In testa al gruppo è la croma marrone, poi la croma bianca guidata da Falcone e in coda la croma azzurra. In questa formazione imboccano l'autostrada A29 in direzione Palermo. In quei precisi momenti, Gioacchino La Barbera, mafioso di Altofonte, segue con la sua auto il corteo blindato dall'aeroporto di Punta Raisi fino allo svincolo di Capaci, mantenendosi in contatto telefonico con Giovanni Brusca e con Antonino Gioè, il capo della famiglia di Altofonte, che si trovano in osservazione sulle colline sopra Capaci. Circa 4 secondi dopo la fine della loro telefonata, alle ore 17:58, Giovanni Brusca aziona il telecomando che provoca l'esplosione di 1.000 chilogrammi, una tonnellata, 1.000 chilogrammi di tritolo, sistemati all'interno di fustini in un colicolo di drenaggio sotto l'autostrada. La prima auto, la croma marrone, viene investita in pieno dall'esplosione e viene sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi a più di 10 metri di distanza, uccidendo sul colpo gli agenti Montinaro, Schifani e Di Cillo. La seconda auto, la croma bianca guidata dal giudice, avendo rallentato, peraltro per un gioco, perché in quel momento il giudice è allegro,
avvicino la moglie, si sente felice, e per scherzo toglie le chiavi dal quadro, provocando la preoccupazione della moglie. L'auto rallenta, di poco ma rallenta. Immediatamente dopo, Giovanni rimette le chiavi nel quadro, riaccende il motore e riaccelera. La croma bianca si schianta contro il muro di cemento e detriti improvvisamente innalzatosi per via dello scoppio e proietta violentemente Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, che non indossano le cinture di sicurezza, contro il parabrezza. Rimangono feriti gli agenti della terza auto, la croma azzurra, che infine resiste, e si salvano miracolosamente anche un'altra ventina di persone che al momento dell'attentato si trovano a transitare con le proprie autovetture sul luogo dell'eccidio. La detonazione provoca un'esplosione immane e una voragine enorme sulla strada. In un clima irreale ed iniziale disorientamento, altri automobilisti e abitanti delle villette vicine danno l'allarme all'autorità e prestano i primi soccorsi tra la strada sventrata e una coltre di polvere. Circa 20 minuti dopo, Giovanni Falcone viene trasportato sotto stretta scorta di un corteo di vetture e di un elicottero dell'Arma dei Carabinieri presso l'ospedale civico di Palermo. Gli altri agenti e i civili coinvolti vengono anch'essi trasportati in ospedale mentre la polizia scientifica esegue i primi rilievi e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all'estrazione dalle lamiere dei cadaveri resi irriconoscibili degli agenti della Polizia di Stato di Schifani, Montinaro e di Cillo. Intanto la stampa e la televisione iniziano a diffondere la notizia di un attentato a Palermo e il nome del giudice Falcone trova via via conferma. L'Italia intera è sgomenta, trattiene il fiato per la sorte delle vittime con tensione sempre più viva e contrastante. Finché alla fine il decesso di Falcone, avvenuto alle 19.05 dopo un'ora e 7 minuti di agonia dopo l'attentato e alcuni tentativi di rianimazione, taglia per sempre le speranze all'Italia onesta. Giovanni Falcone muore a causa delle gravità del trauma cranico e delle lesioni interne. Muore tra le braccia di Paolo Borsellino, senza riprendere conoscenza. La moglie, Francesca Morvillo, muore invece sotto i ferri, in un intervento chirurgico disperato per salvarle la vita, intorno alle ore 22. Due giorni dopo, il 25 maggio, mentre a Roma viene eletto il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, a Palermo, nella chiesa di San Domenico, si svolgono i funerali delle vittime ai quali partecipa l'intera città, assieme ai colleghi e familiari e personalità come Giuseppe Ayala, Tano Grasso, i più alti rappresentanti del mondo politico come Giovanni Spadolini, Claudio Martelli, Vincenzo Scotti, Giovanni Galloni, i quali vengono duramente contestati dalla cittadinanza. Le immagini televisive passate alla storia, delle parole del pianto straziante della giovanissima Rosaria, vedova dell'agente Schifani, che afferma: «Io vi perdono, ma voi vi dovete mettere in ginocchio», susciteranno particolare emozione nell'opinione pubblica. Il magistrato Ilda Boccassini dichiara, rivolgendosi ai colleghi nell'aula magna del Tribunale di Milano: «Voi avete fatto morire Giovanni con la vostra indifferenza e le vostre critiche. Voi diffidavate di lui. Adesso qualcuno ha pure il coraggio di andare ai suoi funerali». Nel suo sfogo, il magistrato, che si farà trasferire a Caltanissetta per indagare sulla strage di Capaci,
Ricorda anche il linciaggio subito dall'amico Falcone da